ragazzi, sono Matteo della libreria Sapere Ubic, libraio appunto della libreria Sapere. Per la rubrica di Book Advisor oggi voglio consigliarvi un romanzo di un giovane autore italiano. Parliamo di Antonio Lanzetta e dell'Uomo senza sole. Qui racconta la storia di Bruno, un ragazzino di 13 anni che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, vicino Salerno, rimane orfano e quindi viene adottato da questo orfanotrofio delle suore. E lui, durante una caldissima estate, viene mandato insieme a Nino, un altro ragazzino che è ospite della struttura, viene mandato a lavorare a Casa Aloia, che è una grande tenuta di campagna di una famiglia molto ricca, ma che sembra avere qualche scheletro nell'armadio ben nascosto. Bruno vive questa sua estate, l'amicizia con Nino, l'avventura intorno ai boschi di Casa Aloia, con queste strane statue che sembrano guardarli e in qualche modo inquietarli, e soprattutto scopre il segreto di una ragazzina che sembra vivere reclusa nei piani alti della villa, e però nessuno sembra nominarla né tantomeno vederla come la vede. Questo è quanto è. Questo romanzo è veramente uno splendido romanzo di un autore che merita tanta attenzione, perché ha una bellissima scrittura, quindi come motivo, se ci può essere un motivo più valido di una bella scrittura per leggere un romanzo, assolutamente andate sul sicuro. E poi perché è riuscito a raccontare una storia di formazione, una storia di amicizia, un'avventura dalle tinte molto dark, incastrandola in un momento particolarissimo della nostra storia, del Sud Italia, ma comunque della nostra storia, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tanti segreti che piano piano venivano anche dissotterrati e che non avevano ancora avuto giustizia.